Questo è un liquore all'anice, l'anisetta Meletti. E no, non è una DV, ma questo liquore va assolutamente incluso nel video perché non avevo idea che nelle Marche diventasse un meme assoluto. Perché dico meme? Beh, perché lo ritrovate più o meno ovunque. Nei bar lo mettono nei caffè e nei dolci, in pasticceria troviamo i funghetti, i cantucci, i taralli, nella crema pasticcera, ma non solo, le troviamo nel fritto alla scolana, nel ristorante stellato e... wow, in tanti altri posti. Quindi questi video si aprono così con l'anisetta. Come direbbe qualcuno, OMG amazing. Vi lascio il video. Se anche commentate, vi iscrivete, ci fate un gran favore. Grazie. Allora, siamo venuti a fare intanto colazione, perché siamo a digiuno da ieri, che in realtà abbiamo mangiato pure tanto. Sono mezzogiorno praticamente, quindi facciamo colazione e pranzo together. Come in tutti i nostri video alla fine. Esatto, staremo malissimo. Caffè alcolico, perché qui hanno un mix alcolici interessante, anice che mettono ovunque, d'accordo, dopo proveremo, assaggeremo. E maritozzo, panna e Nutella. Cosa vuol dire pane? Panna e Nutella, poi ci spariamo due olive ascolane. Topperia. Comunque ci sono anche, non so se è una caramella o un cioccolatino, all'anisetta, quindi all'anice. Io sono qui da 10 minuti, ho capito che è un meme, perché l'anice è tipo in ogni dolce, in ogni pietanza, bevanda e anche le caramelle. Io ho detto, boh, prendo il caffè senza l'anice per cambiare, no? La caramella all'anice. No, ma se volete, non lo so, mangio solo questo per la mia intera esistenza, d'accordo? C'è anche l'anice all'anice, se per esatto, questo. C'è l'anice all'anice. Minchia, ma è un sciottino! Ok, il caffè corretto che ricordate non è questa roba qui. Va bene, fra mezz'ora lo finisco. Questo qui invece, io i maritozzi. Sì, ma che cos'è? Cioè, non è... Me li ricordo diversi. No, questo qua è un panino. E dopo abbiamo pure le olive. Io non so cosa fare. In realtà questo qua non è un bar storico di Ascoli, ma è il McDonald's. Alla faccia. Ma sai che è veramente buono? Io non me l'aspettavo così. Tra l'altro è briocioso, come piace a te. A un romano probabilmente non piacerebbe, perché la brioche è dolce, la Nutella non ve lo sto neanche a dire, la panna è anche dolce, quando di solito a Roma invece la panna è non zuccherata, messa dentro appunto per fare contrasto. Qua è dolce tutto, buono, per fortuna che costa poco. Proverò anch'io il caffè corretto e ho paura dalla reazione che ha avuto Nicolas, quindi... Un bel sorso, voglio. Va bene. Non ci ha pensato tantissimo in realtà. Però non è male. Vabbè. Io lo berrei la mattina, ma okay. Io sono particolare. Tu bevi anche la grappa la mattina, ma non diciamo bevevo in giro. Bevevo la grappa la mattina. Ok, cadrà tutto. Non è vero, dai. Da dove inizio? Ciao. Mamma mia, che buono. Ma è incredibile. Vero che è più buono di quello che ti aspetti? È morbidissimo. Aspetta, che c'è la panna ovunque. Allora, da fuori il pane mi sembrava asciutto. Invece è super briocioso, morbidoso, burroso. E la panna è freschissima, è super leggera. Poi è vero, perché è anche fredda, quindi hai un bel contrastino. Bello, mamma mia, ne mangerei 50, ma ahimè non ne posso neanche uno. Non si può, non si può. Il maritozzo, certo. Okay, voglio anche il parere di chi ci vive con queste cose. Lui è Riccardo, la vittima che ha deciso di ospitarci nelle Marche. Artista e doppiatore, vi lascio tutti i suoi social in descrizione. Così me lo valuti. E di chi non lo mangia da 10 anni. Esatto. Mangia il culetto, mi raccomando. Sì, non farò paragoni con altri locali in Ascoli, altrimenti mi picchieranno i miei colleghi. Non sono finta di niente. Guardatelo con la barba, com'è. Merda. È più buono questo che l'altro. Non si può dire, non si può dire. L'ha detto. Però. I Meletti e i Meletti. Siamo contenti. Ah, sì, allora, prima di passare alle care olive ascolane, camminiamo un attimo, così smaltiamo quel bellissimo maritozzo. Prezzo totale era 24 euro se non sbaglio, scontrino non ve lo facciamo vedere perché probabilmente ce lo siamo dimenticati. Mi sa di sì. Alla cassa, non lo so. Beh, parliamoci chiaro, non è affatto economico, ma non riesco a smettere di pensare che è sempre meglio di quel disastroso cappuccino a 7 euro bevuto a Trieste. Comunque ci vediamo fra 2 minutini e olive. Olive. Ciao.
questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta, la fessa. Io invece rispondevo, l'odore di fritto. La domanda era, che cosa ti piace di più, veramente, nella vita? Ero destinato all'obesità. Ero destinato a diventare un ciccione. Ero destinato a diventare Enjoy su YouTube. Ci siamo. Allora, intanto sono arrivate le olive classiche, ma soprattutto la birra. Io sto morendo dal caldo e quindi la berrò, ma birra all'oliva. Ah, ma io non l'avevo vista. Birra all'oliva. Ok, figo. Sembra, in realtà il profumo si sente, ma non so se sono condizionato anche al fatto che abbiamo le olive ascolane. Però io sento un po' di profumino d'oliva, eh. Oh mio Dio, è stranissimo. È una birra immersa nell'olio d'oliva, praticamente. Che strana. Sì, il che strana non è proprio il miglior complimento che vorrebbero ricevere. Però è strana forte. Sì, la assaggio anche tu. Io vado direttamente di olivetta. Non sono come quelle surgelate, ma guarda, direte voi. Che strana. Minchia, saporitissimo. Molto sapide. Sembra quasi tonno. Non sto scherzando. È carne, ma tanto tritata e super sapido. Veramente tanto sapido. Sembra quasi tonno. Io assaggio anche questo, cos'è che mi hai detto? I cremini, crema pasticcera fritta. Con l'anice. Con l'anice? Sì, sì. Quindi, crema pasticcera. È bollente. Para lo scrigno qua. Che bello. È bello, è bello. Oh, anice. Fortissimo d'anice. Crema pasticcera e salato insieme è una cosa che non ho mai mangiato, ma in realtà ho visto che si fa, esiste anche lo scrigno di Venere che... No, non era di Venere, o sì? No, lo scrigno di Venere mi sa che è quello con il ripieno della bolognese. Allora mi sembra che si chiama gatto pardo, tipo lo scrigno del gatto, il timballo del gatto pardo, qualcosa del genere, l'ho visto su Masterchef, in cui ci sono i tortellini e la crema pasticcera. Comunque, buonissime, bollenti. Parer mio, le surgelate solitamente hanno un sapore meno forte. L'oliva in percentuale dovrebbe essere manzo, in grande quantità, maiale e una piccolissima percentuale di pollo. E la particolarità dell'oliva ascolana, presa comunque nei posti che ti fanno street food, è che è particolarmente sapida. Diceva Nick che sembra tonno, perché effettivamente con l'acidità dell'oliva e la carne salata, e sì, questa è una delle più saporite. È un qualcosa da mangiare con una birra molto dolce o con un Aperol, una sangria. Comunque ci sono anche le variazioni, tra cui questa bellissima cosa che non è bruciata ma è al tartufo. Ripieno lo stesso. Cambia solo la panatura che è doppia e c'è il pane al tartufo e l'olio al tartufo. Doppia panatura, infatti è bella croccante, le si vede, e il tartufo. Per me questa vince però. A lei la... Ma un sapore di tartufo buono. Se in Ascoli dici che le tartufate sono più buone delle normali, ti uccidono probabilmente. Per io me vincono. Voglio queste per tutta la vita. Buona, l'oliva normale. Ma intanto la panatura qua, bella, bella croccante. E il tartufo è veramente buono. Ma veramente spettacolare questa. Ottima scelta. Sono molto contento. Ora in realtà tocca a te un pochino. Ah, così? Complimenti. Buono, anche se è molto forte come gusto, è comunque un gusto più delicato delle nostre olive. E andrei direttamente a quelle... Alle King? Sì, così chiamate da Nicolas. Io non lo so ancora. Che bello. Guarda che bello, bellissimo colore. Sembrano bruciacchiate. Ma non c'è confronto. Ma chi è che dice che sono meglio queste? Allora, è un cubo. È buono. Dolce. Dopo tutto sto salato poi ti arriva un po' una nottina dolciastra. Diciamo che con questo caldo... E vediamo anche il prezzo dopo qua, quanto spendiamo, eccetera. Se non dimentichiamo di nuovo lo scontrino, magari. Sì, esatto. Speriamo di non dimenticarselo, giusto? Ascoli, Piceno. Abbiamo preso anche il panino ascolano, che sono tipo olive schiacciate e rifritte in un hamburger dentro un panino. Va bene, cioè, se lo fate voi, d'accordo. Grazie. Un'oliva triturata. Ma è assurda sta cosa. Ma sarà buonissimo. Sapete qual è la mia paura? L'anice. Che sia secco. Sì.
quindi. Allora, quando arriva il pane c'è qualche problema, però è buono, cazzo, è un'oliva, è veramente un'oliva triturata. Poi c'è il limone. È un'oliva burger al limone. Allora, qua pane, panatura, non c'è niente di strano, ma sotto, vedete il pane com'è? Che è inzuppato di succo di limone. Molto buono, non è olio. Succo di limone, quindi la secchezza non c'è in realtà. Però è come prendere 6 olive. È una porzione di olive, ma ci metti anche il pane e te lo fai a rosetta con una birrettina mentre cammini in giro. E sazia di più. Vero? E vedremo il prezzo, dai. Questo ce l'abbiamo, non ce lo siamo dimenticati. Sì, cioè abbiamo fatto il refill in tre, due spritz, due birre. Un'acqua. Due olive normali, tre olive tartufate. Col tartufo vero, Col tartufo vero. Stasera siamo in un posto speciale. Posto speciale che non vedrete tutto come un video normale, ma stringeremo un po'. Stringeremo un po'. Esatto. Mentre vi annuncio che già prossima settimana avrete la seconda puntata di questa piccola vacanza nelle Marche, tra cui spoiler, un ristorante stellato e degli arrosticini, vi mostro la nostra visita anche a Monte Monaco, in particolare al Bosco dei Mazzamurelli. Sono sincero, io non so bene come descrivere questa cosa. L'idea in generale ci sta, e infatti ha attirato anche turisti come noi, ma è un po' difficile allontanarsi da parole come brutto? Strano? Inquietante? Vabbè, grazie di aver visto il video. Alla prossima settimana.